segnali è il primo segnale dove c'è questa unione di fatto e non solo teorica fra insegnamenti dell'Accademia e insegnamenti del Conservatorio. È un primo appunto segnale, ancora mi ripeto, in vista poi di un progetto molto ambizioso che sarà, spero, già avviato il prossimo anno, e si tratta di un progetto didattico del biennio, di fare un biennio insieme Accademia e Conservatorio. Ne abbiamo parlato recentissimamente e se fosse possibile, questo sarà possibile credo, sarebbe la prima volta in Italia che un ragazzo si iscrive all'Accademia e ha anche materie musicali e il contrario, quindi sarebbe una cosa molto attrattiva proprio per i ragazzi che avrebbero un'offerta formativa molto molto più ampia. Ma l'iniziativa parte da vari spunti, fondamentalmente io mi rifaccio alla parte istituzionale che rappresento come direttore del Conservatorio, che è quella fondamentalmente che arriva dalla spinta a voler dimostrare come il Conservatorio non è soltanto un luogo dove si conserva un tipo di cultura, no, di epoche passate, ma è un centro di produzione dove si prendono in considerazione anche forme d'arte molto moderne, contemporanee, e dove le nuove tecnologie sono entrate ormai prepotentemente a far parte del bagaglio culturale degli studenti. Nel caso particolare è di grande soddisfazione anche la possibilità di collaborare con delle istituzioni che sul territorio operano all'interno ugualmente, no, del campo dell'arte contemporanea, anche se sotto forme diverse, nel caso specifico l'Accademia di Belle Arti, la Fonoteca Trotta. Credo che questa sia una premessa molto importante. Il Conservatorio si è sempre fatto carico in qualche maniera del tentativo di creare una sorta di polo culturale, un polo delle arti sul territorio che riunisca appunto le realtà che si occupano di arte contemporanea. Diciamo che questo è uno dei primi tentativi e spero che sia un tentativo riuscito, insomma. Allora, questa rassegna segnali è divisa in tre parti. La prima parte è più tecnica, è un incontro, sono degli incontri con tre compositori e operatori video che da molto tempo appunto fanno video e musica, e i tre compositori sono Alessandro Cipriani, Elio Martuscello e Francesco Giomi. Martuscello il 7 sera farà anche un concerto dove crea suoni e immagini live, è una specie di improvvisazione, questo concerto si chiama Morfogenesis. In più c'è una rassegna video che presenta video di studenti dei conservatori e anche video di insegnanti di conservatorio, quindi sono video dove l'immagine è importante, e altrettanto importante come il suono, ma la caratteristica è che sono fatti da una stessa persona che lavora sia col video che con la musica, e questa è un modo di lavorare piuttosto nuovo, che viene solo principalmente dal fatto che la tecnologia fa sì che il lavoro dell'audio e del video siano molto simili. Ma la Regione Umbria ha accolto con entusiasmo questo progetto che parte dalla Cattedra di Nuove Tecnologie del Conservatorio di Perugia, sia perché abbiamo un'attività intensa già da molti anni con la Fonoteca Trotta, ma anche perché riteniamo che sia importante incoraggiare, accompagnare e sostenere iniziative che propongono intanto un'attenzione ai nuovi linguaggi della musica e delle arti audiovisive,
e poi soprattutto solleciti la collaborazione tra istituzioni importanti, come in questo caso il Conservatorio di Musica di Perugia e l'Accademia di Belle Arti di Perugia, istituzioni antiche e prestigiose che stanno facendo un grande sforzo di innovazione, apertura e nuove proposte alla città e alla regione. Inizia questa sera un primo programma di iniziative comuni che vede tre performer importanti a livello espressi dal Conservatorio di Perugia ma anche da altri conservatori italiani e vanno considerati come una prima tappa di un processo di collaborazione e diciamo anche contaminazione tra i diversi linguaggi, perché sempre di più la musica attraversa nuovi strumenti e nuovi linguaggi di comunicazione e la stessa arte contemporanea nelle sue espressioni più avanzate non si limita alla propria dimensione specifica ma incontra la musica, come in questo caso, e anche altri linguaggi. Per cui, come dire, ritengo che sia importante questa iniziativa e sono sicuro che i semi che si getteranno saranno utili soprattutto per un rapporto come dire, sempre più stretto e vivo con le nuove, con i giovani e con i ragazzi che sono poi i fruitori privilegiati di questo tipo di espressione artistica.